ci siamo ritrovati a lavorare a questo film nei tempi che corrono, quindi con l'impossibilità di viaggiare, no? Questi distanziamenti e confinamenti ai noi necessari. E così mi sono trovato a dare la voce americana, la versione originale di Luca, da Roma, con le indicazioni della regia da Los Angeles. E il regista sostituiva l'assenza del film in qualche modo, perché chiaramente il film viene d'animazione, viene realizzato sulle voci, quindi quando tu dai la voce a una versione originale non hai ancora davanti a te il film, che io sono riuscito a evocare, a tirare fuori da qua la voce di Ercole Visconti. Qualcuno oggi è fortunato. Siamo effettivamente una culla di arte incredibile, quindi se penso all'Italia penso a marmi di ogni forma e colore, penso a dipinti che sprizzano luce anche se è tutto spento, anche se sono metti certi quadri al buio, comunque fanno luce. Mi piace molto la macchia mediterranea, quindi un certo paesaggio marittimo e come si mangia in Italia, quindi molto bene, in maniera molto varia.